al giudizio di Don Riccardo, andata! Forse arriverà. Attenzione! È un vero evento che merita giustamente questo appellativo un po' abusato. L'evento è la nazionale italiana cantanti il 2 aprile allo stadio Mancini di Fano per giocare una partita per la vita. Una partita che dà il via al campionato della solidarietà 2016 di questa nazionale che da 35 anni disputa partite per beneficenza e che ha raccolto fondi per 90 milioni di euro. La partita di Fano della nazionale italiana cantanti segnerà una data importante nella storia della squadra per un particolare debutto. Una cantante donna entrerà ufficialmente a far parte della nazionale. Sarà Chiara Dello Jacovo, seconda classificata a Sanremo Giovani 2016. È un'occasione anche per promuovere la città, perché quando si muove la nazionale cantanti fa parlare della città dove vanno a giocare. Come amministrazione abbiamo accompagnato questo percorso, voglio ringraziare veramente tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, questa iniziativa e tutte quelle associazioni che hanno aderito. L'incasso sarà devoluto a favore di due progetti locali, Adamo Onlus Fano per l'ampliamento del team medico e infermieristico e Onfalos Autismo e Famiglie per la costruzione di una struttura diurna. Il 2 aprile è giusto appunto la giornata mondiale dell'autismo. Allora siamo in compagnia di due protagonisti di questa partita, Antonio Maggio e Paolo Vallesi. Insomma, la storia di questa nazionale e le giovani leve. Allora, per dovere, no, insomma, di cavalleresco, inizio da Paolo. Paolo, insomma, una storia lunga con la nazionale, ma sempre la solidarietà al centro della vostra mission. Beh, per me è una storia lunga, visto che ho iniziato nel 91 l'attività con loro, per quel 25ennale ricorre che calco il campo con questa associazione, che più che un'associazione ormai è un gruppo di amici. Siamo qui a Fano per la prima partita del 2016, il 2 aprile, partita molto importante perché è la prima nostra partita e perché ricomincia un altro anno di attività. Siamo oggi stati qui per questa conferenza soprattutto per ringraziare le associazioni che sono prese in carico di voler far funzionare questa partita, ma dai primi dati che abbiamo sarà un successo. Come si dice, va bene. Grazie Paolo, allora sono un importante testimone che vi tocca a voi giovani leve, però ma il problema fondamentale, quello più grosso che c'è nella nazionale cantanti, è che noi giovani corriamo meglio delle vecchie glorie. Hai detto meglio o volevi dire meno? Ho detto meglio, ho detto no. No, è una sfida in campo. Speravo ti avessi detto meglio, perché se meno di noi a volte è poco, però comunque però c'è da dire che loro loro lo fanno apposta, perché i giovani della nazionale cantanti li scelgono per affinché loro facciano bella figura, e quindi ci siamo capiti già. Forse cercherai.